Allora, come ormai è consuetudine, il venerdì facciamo queste interviste. Oggi abbiamo altre tre giocatrici della nostra Serie B. Abbiamo con noi Maria, Jo e Lisa. Lisa è anche la capitano di quest'anno, quindi è un grande onore avere con noi queste tre giocatrici. Adesso, come l'altra settimana, loro tre si presentano un attimo, poi libero spazio alle domande delle bimbe, ok? Sono Lisa, ho 20 anni e gioco a basket da quando ne ho 8, quindi da 12 anni. Ho iniziato con i maschi quando ero piccola e poi ho dovuto cambiare e giocare solamente con le ragazze e poi da lì ho iniziato a giocare nel BRB. Quindi da 8-10 anni gioco nel BRB. Ok, vai Gio. Ciao bambine, mi conoscete un po'? Alcune le ho allenate, tipo Gabi, Laura, Anna, Chiara, vi ricordate? Fatemi un cenno. Sì, va bene. Ok, io sono Jo, ho giocato in un po' di squadre, però sempre qua a Bolzano, giocavo nell'Europa, poi fino a 2 anni fa ho giocato nel BCB. Quindi in Serie A2 e adesso da 2 anni sono di nuovo al basket rosa. E niente, questa è la mia situazione attuale. Lavoro anche ogni tanto, Ogni eh. tanto, ma giusto, ogni tanto così per Non capita, un tempo lavoro. a tempo perso lavori anche, va bene. Esatto. Vai Maria. Io sono Maria. Ho 28 anni, io in realtà sono di una città della Lombardia che si chiama Crema, dove ho iniziato a giocare quando avevo 8 anni. Anch'io come Lisa ho fatto tutte le elementari con i maschi, poi alle medie sono andata in una squadra femminile a Crema. Ho giocato lì fino alla fine dell'università, poi per lavoro sono venuta qua in Alto Adige, io abito a Brunico, da 3 anni e quindi è da 2 anni più o meno. 2 anni e mezzo che gioco nel basket rosa. L'anno scorso purtroppo a novembre mi sono rotta la caviglia, quindi ho giocato poco e quest'anno facciamo che si è dimesso di mezzo il Covid. Ecco, sì, dai, diciamo così. Diciamo è colpa Meglio. del Covid. Vedo Bene. una domanda. Vai, Anna, subito, grande. Mi sentite? Ci Ok, sentiamo, chiaro. allora vorrei chiedere perché e come avete conosciuto il basket. Io, il mio papà ha sempre giocato, mio papà e anche i suoi fratelli e sua sorella hanno giocato sempre a basket, quindi all'inizio, quando eravamo piccolini, sia me che mio fratello avevamo un canestro piccolino come quello che c'è lì, ci faceva giocare alla porta e quindi poi quando da piccolini bisognava scegliere uno sport, subito abbiamo scelto il basket, poi mio fratello ha fatto altro e io invece mi sono innamorata e quindi sono rimasta e basta. E io ho iniziato perché, non so se anche a voi è capitato, quando ero più piccola i miei mi dicevano che dovevo trovare uno sport, allora ne ho provati tanti ma non mi appassionava nessuno. Poi ho conosciuto un amico che faceva basket e mi ci son buttata anch'io, alla fine piano piano mi è piaciuto, mi sono fatta il canestro a casa. E ho continuato e da lì non ho più smesso. Allora, io in realtà giocavo a calcio quando ero piccola, ero un maschietto, ok? E giocavo con i maschi. Ad un certo punto a scuola è arrivato questo allenatore di basket, uno sport che io non avevo mai conosciuto, e niente, l'ho provato. E questo allenatore mi ha detto in pratica: vieni a provare nella nostra squadra, e avevo praticamente 8-9 anni anch'io, sì, ero piccolina. Dopo aver provato questo allenamento qua, basta, il calcio per me non esisteva più. E così sarà. E cioè, così è stato alla fine. E quindi ho continuato col basket. E tu invece? Io, no, io invece a scuola lo facevamo, in palestra così, e poi ho chiesto a mia mamma se potevo giocare.
e ho giocato niente, così, semplicemente. Abbiamo la stessa storia quasi. Sì. Ok. Vai, Gabi. Cosa mangiate prima della partita? Il latte con i biscotti. Biscotti, ok. Ma io solitamente cerco di non mangiare pesante, un piatto di pasta e che ti dà un po' di carica e via. Joe non mangia. No. No, Joe. esatto, anch'io mangio sì un po' di carboidrati, un po' di carne, pollo e primissima della partita mangio un'ora prima. Cioè no, non è che mangio, bevo una Red Bull. Conoscete tutte cose là? My God. E O questo minimo. una Coca-Cola. Siamo in trasferta, si mangia il suo pranzo normale e poi tre panini durante il viaggio. Ah, buono. Lisa, questo non dovevi dirlo. No, no, invece è bello questo è. Lo spirito è questo, ottimo. Vai, Emma. Che sport fareste se non esistesse il basket? Sì, io ne ho fatti sempre un po' di sport, oltre al basket, facevo nuoto, ultimamente gioco anche a tennis, ho fatto anche rugby 2 anni, però ora come ora, se non ci fosse il basket, farei tennis. Io credo che mi sarei data al calcio. Se non avessi trovato il basket, mi sarei data al calcio. Lisa e Joe in squadra insieme. Si sarebbero ritrovate. Lisa è capitano, io il vice. E no, io ho cambiato idea. Il calcio non lo farei, cioè non lo farei più in realtà. Farei più pallavolo. Anch'io. Farei più pallavolo. O beach volley, insomma. Qual è il vostro urlo? Vai, capitano. Vabbè, c'è il capitano. Il nostro urlo è What time is it? Game time. Che se non mi ricordo male, 2 settimane fa le altre tre ci hanno spiegato il perché. Ci hanno detto, le altre tre vostre compagne ci hanno detto che non è possibile giocare a pallacanestro se non abbiamo visto High School Musical. Quindi Ah sì, cioè, ho sentito, vero, vero. ci hanno detto che o guardiamo High School Musical oppure la squadra la possiamo anche sfare perché non Ah, insomma. vale la pena. No. Allora, io ho guardato su Disney Plus High School Musical, Ah. però ai primi minuti mi stavo già addormentando. Ecco, perfetto. No. Niente. Ma tu mandalo avanti un pochino. Comincia Leggi da da subito il dopo. trailer del film. Appena iniziato a cantare, mi stavo per addormentare. Beh, è un Sì, quella è musical. noiosa, ma tu vai un po' avanti. A posto. Quindi fidiamoci. Vai, Anna. Mia sorella mi ha costretto a guardarlo, tutti e tre, più Camp Rock, tutto, tutto Oh, mi ha tu ti sei costretto. fatta una. Sono piaciuti? Sì, molto. Oh, vedi. Allora Dai. tu avrai un futuro, Anna, tu potrai, puoi aspirare alla serie B, le altre no, mi dispiace. Questa è. Cosa ti piace del basket? Il gioco di squadra. L'avere una squadra e poter tirare gomitate alla gente, però questo non si dice. No, Ci è calda un bel questa. modo, io l'ho sempre fatto dopo scuola ed è comunque un bel modo per fare nuove amicizie, un po' anche, come dire, liberare la mente un po' da tutto quello che succede durante il giorno, soprattutto quando si è più grandi, però soprattutto anche, esatto, per la squadra. Poi a Bolzano, ragazzi, che squadra! Io anche credo per il gioco di squadra e comunque credo che il basket sia, se così si può dire, uno sport molto completo. Mette in gioco la maggior parte di, non so, sia fisicamente parlando che mentalmente. E credo che ti formi molto e ti faccia crescere. Sia per lo spirito di competitività che anche per il fisico, comunque, secondo Se avete un idolo del basket o anche di qualcos'altro per cui vi ispirate, così. me. Io non so se avete mai visto ne su Netflix che c'era The Last Dance con Michael Jordan e tutti i giocatori. Vabbè, Lei e l'ha visto, io ok. guardando quelli, non dico che mi ispiro, però ho seguito molto la storia di Michael Jordan. Anch'io direi Michael Jordan, poi anche questo segno qua della Jordan, quindi
Ne vado pazza. Io non ce ne ho uno in realtà, sempre seguito un po' le squadre dell'NBA, in particolare Boston, e in ogni squadra. Una volta giocava uno che si chiamava Kevin Garnett, che era uno cattivo a cui piaceva tirare le gomitate, quindi per me era a posto. Adesso io vorrei diventare come Lisa da grande, perché è un leader, è il capitano. Madonna, bella. Io voglio. È la vostra partita preferita? Di quella che vi è piaciuta di più giocare? Allora, in una partita di 2 anni fa, in Serie A2, stavamo giocando contro il Vicenza e penso sia stata la mia miglior partita, che ho fatto con 16 punti. In più ho segnato il canestro da 3 punti allo scadere e abbiamo vinto la partita. Questo penso sia stata la mia partita migliore in tutta la carriera cestistica. Beh, è stato bello, è divertente. Io invece credo la mia quando abbiamo vinto il campionato Triveneto, l'ultima partita in finale contro oddio, mi sfugge, vabbè, fa lo stesso, Alpo. Sì, esatto, Alpo Verona, e eravamo molto molto squadra, siamo state tutte unite dall'inizio della partita fino alla fine, e anche in panchina, soprattutto in panchina, e ce la siamo portata a casa. A me è piaciuta molto la partita quando ho iniziato a giocare nel basket rosa, due anni e mezzo fa, la mia prima partita, perché è stato molto emozionante, perché vedere un po' tutte voi, piuttosto che tutto il tifo che c'era sugli spalti, come urlavate anche voi tutte insieme a noi, piuttosto che appunto lo spirito di squadra che c'era, quello è stato molto bello. Come vi allenate a casa? Scusa, ma Matteo a voi non ha dato gli esercizi da fare? Noi li facciamo, sì sì. Ah, ecco. Perché noi ce li abbiamo. Beh, poi se li facciamo è un altro paio di maniche. Ma voi li fate, sicuramente li fate. Io sono sicuro che li facciamo, li state facendo. Vogliamo tenerci in forma, no? Ecco. No, io comunque lavoro in una palestra e quindi vengo qui e mi alleno al lavoro. Ok. Ecco Rebecca! Vedi, è arrivata Rebecca. Grande Rebe. Ho fatto un impegno, ho cercato di fare il più veloce possibile. No problem. Se hanno un portafortuna durante la partita? Portafortuna no, solitamente siamo fissate con i posti in spogliatoio. Che ognuno ha il suo posto e la sua posizione, c'è chi si mette sempre nell'angolo, chi in mezzo, chi più a sinistra, allora lo usiamo un po' come non porta fortuna, magari non porta sfortuna. Ecco. Io sì. Qualcosina ce l'ho, ho le mutandine del basket rosa, mutandine preferite. E porta fortuna. Io metto sempre il fazzoletto piegato nello stesso calzino sullo stesso lato. Cioè, il calzino lo cambio, però nel senso sullo stesso lato. Ok. Cosa fate dopo una partita? Stretching e la doccia. Andiamo a mangiare la pizza. Esatto, e se non siamo in trasferta solitamente andiamo a mangiarci una pizza. Che è una cosa che fa squadra, sì. Quella. Quante volte avete cambiato allenatore? Le mie messe in difficoltà. Io 8. Troppe, 8. Io credo 5-6. Io 6-7. Voi quanti ne avete scambiati per adesso? Posso? Sì, vai. Mai sentito. Io l'ho scambiato. Allora, gli allenatori che ho avuto sono stati la Viviana, poi ho avuto Benny, poi la Cat, Max, insomma, poi... Anche voi, insomma. E poi Matteo. Vabbè, sì, giusto. Okay. No, c'era chi c'era tra la Viviana e... già 4-5. Insomma, già 4-5, siete già quasi a livello... e poi, ragazzi, non so. Okay. C'era qualcuno... La birba. L'anno scorso avevamo la Giorgia e la e mia cugina Nicole che aiutavano. Okay. Oppure avevamo avuto l'Agnese e la Veronica, mi sembra. Sì. Okay. Insomma, ne avete avuti abbastanza, ho capito, via, insomma, sì. Ne avete cambiati abbastanza. Quante volte vi allenate la settimana? 3. Senza Covid? Solitamente era martedì, mercoledì e venerdì, se domenica giocavamo, così avevamo lunedì di riposo.
Adesso speriamo, giocheremo di sabato, quindi non ne ho idea. Quindi non prendete appuntamenti. Aspettiamo. Quando potremo tornare sugli spalti, perché ho paura che per ora sarà ancora un po' complicato, ma vediamo, speriamo bene. Vi è mai capitato di giocare una partita senza nessuno che, per esempio, vi tifa, nel senso nessun familiare là da soli? Cioè. Ah, sì, io fino a quando, tipo alle medie, alle superiori, non volevo che venisse nessuno, perché mi agitavo se c'era qualcuno che conoscevo sugli spalti. Allora c'erano magari le mamme delle altre mie compagne che io conoscevo, però mia mamma e mio papà non sono mai venuti. Mia mamma perché non capisce niente di basket, allora tanto valeva. E mio papà perché avendo giocato poi mi sgridava se non facevo le cose giuste. Allora li lasciavo a casa e basta. A posto. Io uguale. Mi capita spesso anche perché non mi piace, mi imbarazza quando c'è gente che conosco in tribuna e tuttora mi... Non dico che mi dà fastidio, però non è che ne vado così matta. Quindi non ti fate Lisa se venite a vedermi. Ecco. Fate finta di non conoscerla. Avete mai pensato di lasciare il basket in un momento di difficoltà? Gio, no. Gio manco ci ha pensato. Io sì, più per il tempo, perché ero un po' incasinata con la scuola, con gli esami, e quindi mi ero chiesta se fosse il caso di fermarmi un attimo col basket, anche perché era un periodo dove mi allenavo 5 volte a settimana e sabato e domenica avevo le partite. E lì ci ho pensato un attimo, però alla fine sono riuscita a continuare ad allenarmi e giocare. Ma io giusto l'anno scorso quando mi sono rotta la caviglia, visto che comunque io abito qua a Brunico e ho anche un po' di strada da fare e ho una certa età, anche se non si vede, allora ci avevo pensato, però poi ho deciso di continuare comunque. I vostri genitori vi hanno mai messo in imbarazzo urlandovi addosso dalle tribune? Non c'erano, hanno detto, non ce li volevano, questi Sì, hanno ma magari non so, una prevenuto. volta c'erano. Hanno A prevenuto. me è capitato, una volta. Giù è pure stata presa in braccio, in mezzo al campo. Sì, a me è capitato. Diciamo che mio papà è molto tifoso, cioè si fa prendere dalla partita, da tutto quanto. E niente, quindi si arrabbia, no? Se c'è qualcosa che non va o che stiamo perdendo. Allora, una partita eravamo punto a punto, abbiamo vinto alla fine, e in pratica mio papà e gli arbitri ci fischiavano, cioè contro, comunque non fischiavano bene. Mio papà è entrato in campo, mi ha preso in braccio dopo la partita e mi fa: abbiamo vinto! E lì è il momento più imbarazzante della mia vita, che spero non accadrà più, perché mi sono vergognata. Vi è mai capitato di rompervi qualcosa mentre giocate a basket? Fate le corna, fate tutti i debiti scongiuri. A me, cosa è capitato a te, Lisa? Mi è capitato 2 anni fa, riscaldamento, era una partita pure dove eravamo pochissime, in trasferta a Mestre. Eravamo, credo, in 7 giocatrici. Durante il riscaldamento mi sono rotta un legamento della caviglia, quindi si è rimaste 6 giocatrici, quindi un solo cambio, e mi sono fatta tutta la 3 ore di macchina con la caviglia che mi faceva malissimo. E poi, per non farmi mancare niente, alla fine poi ho riniziato a giocare dopo un bel po' e sono ricaduta sempre sulla stessa caviglia e mi sono fatta di nuovo male. Poi ho lasciato passare tutta l'estate e mi sono ripresa molto meglio. Diciamo che il tempo è servito e adesso spero più niente. Faccia ricordo. Andiamo. Giocate più in trasferta o qui a Bolzano? Entrambe. A regola dovrebbero essere pari. Di Ah, solito. quindi
Se giochi una volta qui, poi giochi in trasferta, tipo. Sì, di solito è così. Di Brava. Ok. solito giochi tante volte in casa quante in trasferta. Perché una volta vengono loro da te, la squadra viene contro di te, una volta vai te da loro. Di solito. Matteo non ve le insegna queste cose. E abbiamo avuto un po' poco tempo. Direi che ci siamo visti un po' poco. Sì, ma Matteo, la teoria, devi fare la Ok, teoria. allora dalla prossima settimana teoria, ok? Non facciamo più sfide, facciamo solo teoria. È Non stato ho scherzato. l'allenatore più, cioè, peggiore che avete avuto? Cioè, non peggiore, non che insegna male, però che vi stava più antipatico. Non si possono dire nomi. Beh, non dite i nomi, dite se è successo magari un fatto, qualcosa che, Un un episodio con episodio questo che non vi è allenatore, piaciuto tipo. particolarmente, non so. Io ho avuto un allenatore quando ancora non ero qua a Bolzano, Ecco. Lei è che facilitata. era un po' strano perché ogni tanto durante le partite si metteva proprio a gridare, magari insultava l'arbitro oppure cioè, si arrabbiava proprio tanto, diceva anche delle parolacce, e quello lì magari mentre stai giocando cioè in generale non è bello. E poi mentre stai giocando, vedere che anche il tuo allenatore, magari a caso oppure non senza una motivazione vera e propria, si mette a comportarsi male, a me rende molto nervosa. E quello lì quindi non mi piaceva. Poi gli allenamenti sì, erano interessanti, però a me non piace quando l'allenatore appunto aveva delle partite, poi magari si offendeva perché noi gli dicevamo di stare più calmo, allora lui andava in spogliatoio, boh, se ne andava. Quello era un po' matto. Ok. Non guardi Come si questo video. chiama? Non si dicono i nomi non si dicano. In una partita vi è capitato, anche se stavate benissimo per l'ansia, proprio dire no, non voglio giocare, anche se ormai eravate là in panchina. Vai, chiudiamo con questa domanda. Sì, a me è capitato. È capitato una volta che dentro di me, tra me e me dicevo spero non mi metta dentro, spero non mi metta dentro, perché non ero del giusto umore, sapevo che non avrei dato niente. Era meglio se non entravo, se non fossi entrata. E poi com'è andata? T'hanno messo dentro oppure no? No. Ok. No. Quindi, diciamo, Ero più felice. era più felice così, ok. Gio e Maria, avete avuto situazioni simili? Ma a me succedeva ai primi anni quando giocavo con la prima squadra, che era ancora la piccolina del gruppo, quindi quella un po' più, diciamo, inesperta, no? Perché erano tutte le altre, erano grandi. E niente, quando arrivava il giorno della partita, io ero sempre lì nascosta, della serie, non mi mettere in campo, non mi mettere in campo. E arrivavano, vabbè, tutta la partita, perché comunque ero giovane, tutta la partita stavo in panchina, arrivavano gli ultimi 2 minuti dove io pregavo e dicevo speriamo, e dicevano Gio, in campo, lì, Madonna! E niente, in pratica sì, è successo. A me è capitato un paio di volte come Lisa, che magari ero con la testa da un'altra parte perché ero un po' arrabbiata, allora sapevo che se fossi entrata in campo non avrei fatto proprio un gran lavoro. E poi un'altra volta perché stavo studiando e avevo una verifica il giorno dopo Quindi e non potevo, avevo il quaderno in panchina e non potevo interrompermi, era un momento, un passaggio cruciale. davvero? Io non ci credo. boh. Però, no, poi è andata anche bene la verifica. Vedi, la partita non lo sappiamo, però la verifica sì. Va bene. Allora, io direi di ringraziare Lisa, Maria e Gio per questa mezz'oretta di chiacchiere insieme. Spero che abbiano risposto a tutte le domande che avevate. Spero che, insomma, sia andata bene. E speriamo di rivederci presto in campo. A questo punto,
Speriamo di rientrare in palestra e di venirvi a vedere il prima possibile. Direi che è il caso. Va bene, dai, le salutiamo, non gli rubiamo altro tempo. Ciao, Bibbe. Ciao, ciao Ciao, ragazze, grazie. 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 Ciao. Ciao, ciao. Ciao.